Porta casa fritta, ma tu si è arraiata, ma domani no. È ora di arrizzarsi, è tardi, da mo' sta fatto giorno. Ma chi ti corra più, stavi? Poi è una bella giornata da solo, potemi accogliere le due rive. Beh, a chi ti invito da mamma, da? Però ci facciamo una buona misura d'uoglio. Allora che pinto le prete che manco la grappa ci vuole venire quando ce la voglio portare. Insomma, ma mi tengo proprio a rizzare che l'ha deciso Filomena. Si è proprio della razza di priore, rompevano gli coglioni a tutto loro, lo sai. Sì, rompevano gli coglioni. Ma non era gente che lavorava quella. E che vuole Arizzo dice? Che insomma è un lavoratore? Lasciamo aperto questo discorso, va. È ora di finirla questa storia che c'è con un lavoratore. Che avevi mettendo in giro queste chiacchiere, è colpa la mia se il lavoro si trova. Emi, sbrigati, la colazione è pronta. Vai, fate solo. Ha saltato pure il bottone. Ma tu guarda, se pure se fare creature si vede una rivigliata domani scetta via alla scuola. A che ci serve da pure la scuola? Io ci sono chi di 5 anni, ignorante era e più ignorante era smanuto. Teneva ragione la banal maledata. La zappa! Però, la zappa pure ti stocca la schiena, e che te lo diceva mamma mia che mi voleva far studiare? Magna bella di mamma, magna. Eccolo me. Andiamo si è messa la camicia. Si è ciecate! È quella che sta in cima agli comodini, piegata e stirata! Valio, secondo me sei la terza volta che ti permette di farmi mettere una camicia pulita. Ma questa è arrivata Pasqua, Santa Liva, Ferragostino, me l'hai accorto? Dammi la camicia che portava io! Ma è l'orcio che fa schifo! Ma la fa schifo tutta, hai detto, dammi la camicia mia! Te, questa bella camicia, te! Ma tu guarda, ancora, che te ti ha avuto strana sta camicia che non ha? A me è l'unica che mi sconfimbra! Certe volte la femmina si mette in capo certe fissazioni, ma la capisci tu. Ma sbrigamoci, così dopo andiamo a fare le due live, no? Oh, ma tu sei impressionata voi così live, sai? Ma che vuoi aspettare che piove? Il niente la manda tutto in terra. No, io aspettassi una saetta che la brucia tutto. Sperdo solo tempo. Siete a me. Io vado a portare sta vagliona alla scuola. Io vado a recuere lì piccolo che stavo da mamma. Da. Tu intanto, sbrigati, date una mossa. Così io tra 5 minuti sto anche qua. Tocca. Mi raccomando, prepara a banare e pertega. Perché io faccio subito, eh? Un capo te la daria una pertega. Fallo io. Thank you.
fammi da sposarmi. Isa vi è stata nel voce. Ma chi me l'ha fatto fammi da sposarmi che io sarei stata una signora? Da puntanno, almeno, era una bella vagliona, donna donna. Quattro puntate. Una cargia secca, come la sia tuta. Dopo da trippa, di zebedei dalla domani alla sera. Un po' di un attimo, sì, che subito ti maltratta. E che? No, ma dai diritto pure a riposare ogni tanto, no? Sta che gli compare mia Giovanna. Sta tutti di giorno alla cantina, dalla mattina alla sera, la moglie ci dice S.A. E se che la si prova a parlare, la trippa pure sarà. Io, Filomena mia, non ci sono carizzato mai, manco un tiro. Mo' però sta proprio assaggerà, Ma io andiamo sulla toglia, ma per terminare la giornata. Ma mai, poi mai. Mo', quando invece lo dico, Filomena, se tu vuoi andargli vite, che la bella Cesa ce l'ha stata la mamma, ci vai. Io la bisogna, ma sera te posso birmi e a cacciare gli ugugliaseni. Da pure fatto di là. Chi è? So che gli compare Giovanni. Oh, i compatti, alla Madonna tua manna. Buongiorno, compa, come chiama? Io non vedo, già sì. Si è capitato proprio a Ciccio di Sella, a me mi serve un piacere rosso. Dimmi, compà, che ti serve? Vuoi moglie, ma mi vuoi portare a cogliere io, sembra che la bella Cesa ci ha lasciato la mamma. Perché, che succede voi? Ma come che succede, compà, voi? Ma già ti si è scordato. Ma da pozza, cogli quello che dava gli passere. Oggi non avevamo mai a caccia, non te ricordi? Certo che si è proprio a scordare io, te. Fatti nel bicchiere che a te via l'uino te lo schiara la cervella. Già, già. Pozzi sta l'ora ardente, compà. Ma l'era proprio a scordare. Andiamo, mo, ci prepariamo, andiamo, su. Ehi, mo ci ama. A me non dà che scusa per Filomena. Che scusa, scusa? Ce lo dici basta. Non sei tu che porti di casura in tasca. Ah, mo cominciamo con questa storia, Si è capito, va. E che si è capito? Che ti ha calato le braghe e ti ha messo la capezza come gli asini. A me? No. Mica faccio come a te che lavate in Zaraghenne. Io, Filomena mia, non l'hai toccata mai. E manco voglio cominciamo. Compà, ricordate, cagliamo che non tira, né home. No, io non l'hai fatto mai, manco lo voglio famoso, posso. E allora, mentre che bugia, tu sei un specialista. Ti chiamano cerco spalla cerco. A me? Beh. E a te, a come ti avete una chiamata? Giovanni Falloppa, allora. Va bene, compà. Mo tra tutti e due ce l'accoccamo, una bella fraccocca alla comare e ci chiede sana sana con tutto lo scarpe. State attente, cacchiera degli fiuti di una canna da caccia. Tu... Se la corri te la sei pigliato culo. Ma no, non ti preoccupare, che tu stai a che fa con uno specialista, non ti preoccupare. Quando sta? E allora accorcamola all'estero destro. Prima che sarò. Caro compare, ma voi che giorno è? Giovedì. Giovedì, ma è giovedì 22 novembre. Timbe? E che sarebbe oggi giovedì 22 novembre? Voi è una giornata speciale. 22 novembre? E che sarebbe tanto speciale giovedì 22 novembre? Care compare, è il giorno degli scioperi degli contadini, ma te lo ricordi? No, non me lo ricordo proprio. Ma non lo sentite alla radio? Agli radio di Soreda. E come va? Compare, si è proprio rincoglionito, è la fraccoccola da tua moglie, da no? Non si lavora né oggi né domani. E forse arriviamo pure fino a domenica. Tocca. Non esageriamo, che dopo Filomena se la corri. Vabbè, allora se sciopera voi e a domani. E dopo abbiamo tutta la cantina da Peppe. Poi vedete quello che dobbiamo da fare. Ecco, questa della cantina da Peppe mi piace. Però da vista fa scappare da riso, compare, tu sei di auro. Ma a caccia ci ama? A caccia mo ci ama nato il giorno. Poi te ne avevo la scusa via alla cantina. Siamo a fare che partita a carte, che passatella. La riunione si fa dalle 9 la mattina a mezzogiorno. E dalle 2 alle 8 la sera. Bene, noi al limite potremmo via andare a casa per pranzo e per cena. Ciao. Mi piace. Mo' però, che se ce la merda di subito?
perché la mostra corta di maniche e da portargli qualcuno alla scuola. Tu non ti stai preoccupando. Tu, siete a me, non ti indrica proprio. Che ci pensi? Quando arriviamo al mare ci pensi? Penso su tu. Eccola. La senti arrivare, tu state zitto, fai zitto a me, state zitto. Buongiorno, com'è? Buongiorno, com'è? Come va? Tutto bene. Com'è siamo venuti? Che è successo? Io passava, io mi sono confermato a vedere che stai a fargli compare. E che sta a fargli compare? Se sta preparato per venire a cogliere gli io. Ma la dite, compà, voglio tenere a dare una mano a moglie, ma cogliere gli io a chi gli pigli gli vite che ci ha lasciato la mamma. Che da ditta alle ci, ci crede proprio. Ma potesse ci fare per la pena mia, Mi sembra tanto che fai gli sciogli per venire in guerra. Compà, voglio sta proprio a insultare sta parola. Te la mai a caccia, ma dite pure che non potevamo niente, non ti aiuto a te. La caccia, va a caccia e a malapena riporta gli fringuelli sia. Sa caccia è solo una perdita di tempo e soldi. Ma gli compare bravo, gli dite solo capì. E poi va bene, andò gli trovi un altro con maestro. Dicelo compare. E ne campione, Tata me lo diceva sempre. Se ti spuso chisse ti mancherò sempre 18 bagliocche per fare una lira. Ti pareva. Padre da te, ma a me mi voleva proprio tanto bene, era un bravo cristiano, guarda. Ducca padre, me? Mi li chieda manco un nominato. Tata mia. Oh, mo volete proprio a metterli di capo niente. Tanto voi, non ci potete io accogliere io. E che è sta novità? Che stai a dire, compà? Ce lo stiamo a dire agli compà cecco, poi si è arrivato ad un tremendo. Tutti i contadini voglio, fa un sciopero. Il non se lavora. No. Siamo stufi di lavorare per i padroni. Basta. Volemo la paga. Sia se per lavorare a giornata che per lavorare a cotte. Ci è venuto pure un personaggio importante da Roma. Si è capito? E ha detto che non se lavora. No. Bella roba, e ci siamo venuti pure da Roma per dirvi che esse. Compà, le chiacchiere fa olio potucchi e noi teniamo 5 figli da sfamare. Dice la chiacchiere da Roma. Guarda l'ignorantità di questa femmina. Se gli compare da ditte, caderamo a scevrà, nua, o per rispetto, o per buona crianza, da me la scioverà. E in che consisteria sto sciopero? Niente. Non si deve assolutamente lavorare. E basta. Né per te, né per gli altri. E poi ci vediamo tutta la cantina della Peppa per decidere come si deve fare. Compà, a voi vi conosco bene. Chiacchierenne, chiacchierenne. Voi buate una quartuccia e vi facciate pure una partitella. Voglio, io vado a cogliere gli io. Se vuoi venì, va bene. Se no, ma sera, gli piatti in cima gli tavoline, ne gli trovo. Mo siamo arrivati pure al minaccio, mo. Tocca, va a cogliere gli io, che ma sera ti faccio trovare io la porta chiusa. Provici, e dopo votiamo. Beh. Mo chi è? Avanti, avanti. Buongiorno. Non è successo niente. Vi porto una bella notizia. Quando Don Pulcenti sì, porta la buona notizia, si tratta via da lavorare. Ah sì, va. A proposito, ve la ricordate quella lettera che ho scritto all'ufficio di collocamento? Ah, c'è anche Giovanni, così prendo. Non con due pigioni, una fava. E come ce la ricordiamo, Don Fulgente? Non lo ricordo. Ci diceste che era un'occasione importante, da non perde. Io a lavorare alla Fiat. Ma che scherzo. Ma ci diceste pure che era un poco difficile. E vedo, Don Fulgente? No, guardate, la risposta è venuta affermativa. Mi hanno detto che da lunedì prossimo 26 novembre voi dovete andare a lavorare alla Fiat. Che fatto? A lavorare! No, 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 Vergine Benedetta, queste se ne svengono soltanto per la contentezza. Sì, non vedevo l'ora, Don Fulgente. Come si rimane? Dacci questo bicchiere di vino, da! Eh sì, è vero. La vostra catena... E tu mica ce lo puoi dare così, sono tizi, che tu lo fai chiappare colpo?
Ma se dai, cominciamo a forza lunedì, Don Fuggero. Sì, sì, perché la vostra catena comincia lunedì e mi hanno pregato di dirvi proprio, ecco, vedete, oh signore Benedetto, prendere servizio presso la catena di montaggio del nostro scudando? Stabilimento. Pure un camerata mi era lavorato. Ma adesso siamo schiavo? Ma adesso siamo scudato di loro? Ma no, forse mi sono spiegato male. La catena di montaggio. No, no. Siete flumena mia. Ma se io mi scordo chi si vada a lavorare la fiatta. Ma te chi ti aiuta a cogliere l'iva a chi ti piede di vita di mamma? Chi ti aiuta a mangiare la crapetta tutta la sera, flumena mia? Dio! Non ti preoccupare, ci pensi, ci vuoi dire a raccogliere l'iva? Tu vai a lavorare la fiatta, che almeno a fine mese gli stipendi è sicuro. No, compare. Care compare, mi sa che è finita la cuccagna. Sia benedetto la Fiat che dà porta lavoro a parecchi componenti della nostra parrocchia. Sia benedetta la Fiat. Salve gli angeli, aiuta a me. Niente caccia, niente passatella. È proprio brutto. Io non lo sopporto, ma se rattorcino la budella, che tutto lo coso mi ha storto. Don Fulgè, parlando con confianza. L'uomo sa che non trama, nessuno santo in paradiso. O pagate, o non pagate, trama sempre lavorare. La storiella per me finisce a Iocca. Se va piaciuta, abbattate le mani. Ma se non valesse nel Baiocca, ce lo damo dopo domani. Grazie. Comunque vorrei aggiungere una cosa, la Fiat, cioè questa è una storiella da ridere, però effettivamente negli anni 60, chi lo ricorda, la Fiat ha fermato un'emigrazione che praticamente stava spopolando completamente il nostro paese. Sì. Un attimo. Allora, c'è adesso una poesia. La poesia si intitola Una piccola eccezione. In mo che tengo da di, dopo che d'anno è passato, in cona del mondo so girata. Una cosa bella, certa, io l'ho imparata. Siamo davvero una famiglia sola. Rusce, nere, bianco e gialle, uomini siamo e della stessa razza. C'è sta però, alla nazione mia, una piccola eccezione tra chi comanda e chi sta sotto. Tant'è che mi fa dire che chi ne aveva scritto quegli libri, come si chiamava? La fattoria degli animali, teneva proprio la ragione. Sebbene mi ricordo, diceva sta maniera, siamo davvero tutti uguali. C'è sta però qualcuno che è più uguale degli altri è sempre un cone. Conosco però pure una compara mia che dice sempre, e secondo me te hai ragione, seppure gli porca si mette la cravatta, sempre una porca resta. Lo so, sì. Le parole, le parole. Eccolo. Grazie. Porca miseria. Che posso fare io se il vento tira?
sera sfiora la tua pelle bruna. Quando la sera sfiora la tua pelle bruna. Quando la sera sfiora la tua pelle bruna e gli occhi ti assomigliano d'amore. Gli occhi ti assomigliano d'amore. Invece voglio essere filo dell'ina, della camicia tea che porta addosso, della camicia tea che porta addosso. Filo dell'ina bianca e profumata, per far scordarti quella che t'ha lassata, per far scordarti quella che t'ha lassata. Oi bella mia che la non ci pensa e negli cuore mia ne sentimento e negli cuore mia ne sentimento. I sette incontri sola dentro la stalla gli porre cuore mia certo traballa, gli porre cuore mia certo traballa. Gli vorre cuore mia certo traballa, i ciacquattami sembra re danna balla, i ciacquattami sembra re danna balla, i ciacquattami sembra re danna balla. Grazie particolari anche ai bambini che ci hanno aiutato. Carcia Terra che cos'è? La Carcia Terra è Castro Centro Storico. All'inizio anche a me questo nome non è che piaceva molto, però a pensarci bene la terra forse è la cosa più bella che c'è, è quella che ci unisce. E quindi diciamo, volevo ringraziare l'organizzazione perché questo spettacolo è proprio il collante secondo me di tutta la manifestazione, perché è la terra che ci unisce e insieme alla terra quello che ci unisce è la lingua, chiamiamola la lingua, quindi il nostro castrese. Quindi questo spettacolo, tutti quanti uniti nelle scenette castrese originali, è una cosa molto importante, quindi volevo ringraziare l'organizzazione. Detto questo, io posso incominciare a presentare le persone. Allora, io i cognomi non li dico che non servono. Abbiamo Sara, Ercole che sono io, Gaetano, Simona, Saverio, Michela, Peppe e Roberta. Allora, noi ci siamo voluti concentrare sulla tradizione, quindi in realtà adesso reciteremo una poesia che è molto legata al territorio, quindi è legata al passato. Il linguaggio, il castrese viene dal passato e noi dobbiamo conservarlo. Quindi c'è una prima poesia che ricorda un po' tutti i nostri personaggi che sono vissuti nelle nostre strade. Poi canteremo una canzone che ce l'ha insegnata proprio uno di questi personaggi anziani. Quindi è una canzone originale. Dopo di questo c'è la scenetta, e la scenetta ve la goderete da voi, quindi non la introduco per niente. Poi c'è un'altra poesia e per ultimo c'è un omaggio alla nostra ballarella. È un po' variata sia dal punto di vista musicale e sia le parole che sono originali, perché era d'obbligo da prova. Quindi possiamo iniziare la poesia che leggo io, scusate. Mi pare ieri, quando era cicniglia, che saltava per la via come andriglia. E tutte nuvate, vagliune, senza fretta, giocavamo a cubine alla piazzetta. Erano belli e allegre quelle giornate, quando le femmine, infraccanate, ievano tutte insieme a San Nicola, per macere a Senna la Ranzola. S'assidevano a cianfranare cone, a dite cecca che l'ha stato pappone, e degli detta che c'è rimasta prena di chi gli figlio brutto di Filomena. Quanto tempo maledetto è passato, quante persone da allora c'è lassate. Mi sembra di vederle una a una, non me ne posso scordare nessuna.
Mi ricordo c'è Colol, in Tenietta, capitavano su uno dentro una stanzetta. Issa steva in servizio tutti gli anni, perché era chi gli chittava gli ban. Chissà dove stiamo Mimma Ravenna, che era tanto amico della penna, portava a tracolla sempre una borsa, i cette li trovava sempre a Valle Corsa. Il dopo Peppo Ventrisco, che tentona una canzone alla bella croccolona, e l'estate si faceva la pennichella sdraiata in terra vicino alla cannella. Poro Peppinello invece era cico cico, forse mangiava come le formiche, da Santa Liva era gli sacrestani, e suonava sempre le campane a mano. Ecco Achille, Raniero, il Ziquirino, che ci faceva scherzo malandrino. Eccolo Po, Califfi Sgarbatone, certe volte piccuso il capuccione. Era un paese di persone alla mano, povere e oneste, che sudava la pana. Voi, non so perché, sento nostalgia di chi è paese mia, pieno d'allegria.